È uscito il mio nuovo libro, Mondo Strano, lo potete trovare su Amazon e in tutte le librerie. Mi raccomando, taggatemi con le vostre foto su Instagram. Sono state trovate tracce di Glamour Fox all'interno di FNAF Ruin. Mamma mia! Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo ed oggi con le mie doti di hackeraggio scopriremo tutti i segreti nascosti di FNAF Violazione di Sicurezza Ruinart. Ok, ho già fatto un video dove scoprivo dei segreti nascosti, ma non è abbastanza, perché ce ne sono tanti, tantissimi altri. Perciò per questo video voglio un sacco di pollice in su e cliccate il tasto iscriviti. Ok, iniziamo, siamo nel capitolo 1 e come vedete possiamo vedere tutta la pizzeria e vediamo quello che è successo. Partiamo da qui. Ok, questo è il classico, questa è la classica entrata che è tutta distrutta. Come vedete qua c'è un buco, qua c'è scritto il Pizzaplex è stato distrutto da un terremoto. E poi se usciamo fuori non c'è nient'altro, ma i veri segreti stanno dentro. E vediamo quello che è successo alla pizzeria. Bene, la statua di Freddy da qua si è strascinata qui. No, Freddy! Cosa ti è successo? Comunque è bruttissimo che la statua di Freddy da qua è andata là. Mannaggia la miseria! E qualcuno gli ha messo dei fiori. Del tipo rest in peace. Anzi, rest in pizza. No, davvero, non sto scherzando. Qualcuno ha scritto veramente rest in pizza. Come vedete, pizzeria, rip, rest in pizza. Ma quella che ho finito, ma bravissimi. Ok, ma come vediamo qua, ci sono delle voragini. Ok, si sono create delle voragini. Se noi andiamo sotto, vediamo che qua c'è un enorme parcheggio e una stazione di ricarica. Questa stazione di ricarica non so a chi appartiene, potrebbe essere una delle tante o potrebbe essere una in particolare. Una cosa è sicura, non c'è dentro Glamrock Bonnie. Lo so, Glamrock Bonnie sta al Bonnie Pole, noi l'abbiamo già visto tutto là messo a terra, distrutto. Ma intanto guardiamo anche altre cose, perché qua sotto c'è un'altra voragine, un'altra voragine con un buco. Ho già provato ad andarci, non ci si può entrare. Però questo vuol dire che negli altri capitoli ci saranno un sacco di segreti. Continuiamo, continuiamo, continuiamo. E credo che qua sia tutto. Quindi tutto, tutta l'entrata del Fazbear distrutta. Leggiamo qua le scritte. Io ho speso la notte qui. E c'è Vanni. Poi per sempre King. O anche... lui era la nostra superstar con 3 stelle. Allora, queste cose delle 3 stelle continuano ad esserci per tutto il gioco. Questo ci fa capire che il finale canonico dovrebbe essere tipo quello del Princess Quest, dove ovvero noi salviamo Vanessa e con Glamrock Freddy, la testa di Glamrock Freddy, usciamo fuori dalla pizzeria. Però è un po' strana sta cosa, perché dovrebbe anche essere canonico il finale dove sconfiggiamo Barntrap, perché appunto la pizzeria crolla tutta, c'è il terremoto e se noi andiamo sotto c'è lo zaino di Gregory, quindi c'è la presenza di Gregory. Gregory è stato sotto il Pizzaplex, perciò dovrebbe essere canonico pure quel finale. Molto probabilmente più finali sono canonici. Quelli più accreditati sono l'Afton Ending, ovvero quello dove c'è Barntrap, e il finale, quello del Princess Quest. Ma come vedete adesso Glamrock Freddy ha gli occhiali di Monty. No! Maledetti, è meglio Freddy non Monty. Ma noi continuiamo perché ci sono altri segreti. Hanno trovato delle impronte, addirittura delle impronte di un animatronics, di una specie di inseguimento che ora andremo a vedere. Ma prima andiamo al Monty Gator Golf. Il Monty Gator Golf ci racconta della storia della creazione di Monty, che è praticamente in realtà una finzione. È stata creata questa specie di mini storia per non destare sospetti dalla scomparsa di Glamrock Bonnie, che appunto è stato distrutto. Non si capisce da cosa. Io presumo e probabilmente sia stato distrutto da Monty stesso, che però era controllato o da Vanni o da Barntrap, dato che Barntrap aveva la capacità di controllare. Ma eccolo qua,
Questo è Glam Rock Bonnie. E guardate, questa è la chitarra di Glam Rock Bonnie. E Glam Rock Bonnie darà a Monty. Guardate Monty come sogna di far parte di questa incredibile band. Ed ecco qua la scena. Il nostro Glam, tra l'altro non si può vedere qua, ok, il nostro Glam Rock Bonnie che dà la chitarra a Monty. Ovviamente storia non vera, perché noi sappiamo che Glam Rock Bonnie è stato distrutto. Se noi andiamo e continuiamo, guardate qua, si vede tutto. Che bello scoprire i segreti con gli ecraggi. Ah, che bello. Ma guardate questa cosa strana. Cioè, l'avete visto? Lui che crea un tornado con la chitarra. Qua c'è un inibitore. Ragazzi, questo è un inibitore. Lui crea questo tornado. Qua c'è Glam Rock Bonnie che viene risucchiato dal tornado. E guardate Monty che distrugge, zaccagna la testa a Freddy. Come se il sogno segreto di Monty sia quello di distruggere, per essere lui la vera star. E quindi distrugge Glam Rock Bonnie e Freddy, che ovviamente è rivale suo leader. Invece Bonnie era quello che gli ha dato la chitarra. Guarda, cioè, è troppo interessante questa scena. Tra cui quello che non riesco a capire è questo inibitore. Posso disattivarlo? Dimmi di sì. Allora, non riesco a teletrasportarmi per disattivare questo inibitore. Ma è molto strano che esista, che l'abbiano messo là dietro. Tra l'altro io guardo Monty da tutte le sue parti. E continuiamo, perché all'interno del Monty Ghetto ci sono un sacco di segreti. Ok ragazzi, siamo nell'area Vanni. Perché ragazzi, quando noi ci mettiamo la maschera Vanni, andiamo proprio in un'altra mappa dove possiamo vedere le cose segrete. Io ora devo andare a cercare, eccolo, vi presento l'altare di Monty. In questo altare di Monty, che noi già avevamo visto, ci sono le gambe di Monty che sono messe qua. Ora, teoricamente, noi possiamo riparare la voce a Chica, possiamo riavviare Sole, possiamo dare le gambe a Monty anche. Io credo che ci sarà anche un quarto finale, il famoso quarto finale che viene chiamato Non, ovvero Nessuno. Un famoso quarto finale dove noi abbiamo la possibilità di riparare tutti gli animatronics. Perché fateci caso, alla fine del Neutral Ending, ovvero del primo finale che sblocchiamo su FNAF violatore di sicurezza rovinato, Roxy alla fine ci dice: Cassie? Cassie. Quindi ci fanno presumere che Cassie sia ancora viva. Può anche essere che grazie a Roxy noi riusciremo a riparare tutti gli animatronics per sbloccare un finale migliore, uno dei best ending del DLC. Ah, povere gambe di Monty, io gliele vorrei ridare davvero. Allora, penso che io potrei anche riparare Glam Rock Bonnie, perché Glam Rock Bonnie sembrava essere ancora attivo grazie ai bot del bagnato. Chissà se avremo modo di ripararlo, sarebbe stupendo. Ma come ho detto, sono state trovate delle impronte, che ora è il prossimo segreto che andremo a vedere. E rimanete fino alla fine, perché ce ne sono tantissimi altri. Allora, sono in un posto un po' segreto, perché adesso vi faccio vedere una cosa. Guardate questi disegni: Monty, Roxy, Roxy Raceway. Guardate cosa succede quando ci mettiamo la maschera. 3, 2, 1, vai. Tutto diventa un sottosopra. Cioè, Roxy Raceway al contrario, i disegni al contrario, i poster al contrario. Cosa vuol dire tutto questo? Quando entriamo nella maschera di Vanni è come se fossimo in un sottosopra di Stranger Coso. No, di Stranger Things. Potrebbe anche essere. Ma guardate che bello. Cioè, guardate che bello. Che poi mi sembra di guardare solo quella stanza, perché se li mettiamo così, infatti, come vedete, le cose non sono sottosopra. Però guardate qua Freddy cosa dice. Mi raccomando, non perdere la testa. Oh, ma lo dici proprio tu, Glam Rock Freddy, che la testa l'hai completamente persa. Ok, eccoci arrivati nella zona che ci interessa. È la zona di Foxy. Tra l'altro, Glam Rock Foxy ancora non l'abbiamo visto. Però, dato che c'è Foxy, esiste, c'è Pirate Cove. Ma ecco che vi faccio vedere una cosa. Vedete qua.
Qua ci sono delle impronte, ora ci teletrasportiamo. Ok, guardate attentamente a terra. Qua c'è la vernice gialla e abbiamo i passi di un animatronics. Sembrano strani passi, un animatronics, e questo è il passo di un endoscheletro. Ok, che segue ancora, destra, sinistra, poi arriva qua, una mano di un animatronics, potrebbe essere il Mimic, che ha rincorso per tutta la pizzeria qualcuno, magari Gregory stesso. Guardate qua le mani, queste sono mani di endoscheletro, e continua, vediamo verso dove continua. Ok, continua di qua. Qua ci sono delle unghiate, quindi non continua da questa parte, ma continua da questa parte. Ed è molto interessante sta cosa. Sono i piccoli dettagli che possiamo scoprire solo così. Ancora tagli. Ok, non so se effettivamente sono le mani di Roxy o... Oddio, non potrebbe essere, perché a Monty mancano le gambe, quindi Monty non è. Ma se... Non sento nulla. Ok, non so che non senti nulla, ma io ho bisogno di scoprire tutti gli altri segreti. E dove arrivano queste impronte? Qua ci dovrebbe essere Monty, la parte con Monty. Però, come vedete, cioè se noi lo guardiamo anche esternamente, non c'è nulla, ecco, non c'è nulla. Erano le impronte del Mimic, o addirittura potrebbero essere le impronte di Barntrap. Anche se c'è una teoria che dice che Barntrap è stato inglobato dal Blob dopo il finale dell'Afton Ending. Ma comunque, a parte queste robe, non abbiamo nient'altro. Ah, c'è il raid di Glamrock Foxy. Non del Roxy Raceway, ma di Glamrock Foxy. Incredibile, che è sotto costruzione. E infatti, guardate, c'è Glamrock Foxy. Ah, ma non è che potrebbe essere Foxy? Infatti, come vedete... Sì, potrebbe essere, perché una zampa di Foxy è un endoscheletro e l'altra no. Quindi queste potrebbero essere le impronte di Glamrock Foxy, che sono partite da qua e hanno continuato per andare verso di qua. Cioè, stupendo. Vabbè ragazzi, io direi che questi segreti li posso anche terminare qui al momento. Spero tantissimo che vi siano piaciuti. E nulla, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un sacco di pollici in su. Qua il vostro nuovo esiste tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E...